Luci a San Siro, come cantava Vecchioni. Eccoli, i riflettori sulla scala del calcio, sicuramente tra i palcoscenici più suggestivi al mondo. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports, un saluto da me e da Lelia Dani. Di scena oggi le Division Rivals. Si affrontano Founders e Blood Ticks. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi, secondo me, potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Vendiamo per la porta. Difesa che vede l'impiego di Theo Hernandez, con Alexander Arnold a presidiare le corsie laterali. Sterling insieme a Moussa Diaby larghi sulle fasce. E in attacco Lautaro Martinez accanto a Fernando Morientes. Ecco la formazione di partenza dei Blood and Ticks. Dietro troviamo Ruben Diaz con Kyle Walker. Snyder insieme a Bruno Fernandes in mediano. Di punta, Rimster. Questa è una gran palla, Pierre. Tiro il respinto. Entrata sul pallone, concede il calcio d'angolo in mare minore. Grande protagonista il portiere su questa conclusione di testa. E ha dovuto sfoderare una parata davvero numero uno per impedire al pallone di entrare. Fari puntati sulla prestazione del Moro Morientes, ex attaccante di Real Madrid, Monaco, Liverpool. Ha il gol nel sangue, Pierre, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finire la palla. E poi si fanno trovare al posto giusto, al momento giusto. Si è portato il pallone fuori, ma c'era una buona marcatura, va sottolineato. E ti caccia qui la lettura, palla in zero d'attacco. Occasione per passare in vantaggio. Super parata qui. Batte lungo. Esce nel traffico il portiere e la blocca. Snyder. Il tocco per Cancelo. Raul. Coinvolge Rashford. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. Prova Snyder da lontano. È un gol che nasce dall'ingenuità dei difensori. Perfetto il calcio di punizione. Si riparte con i Founders sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Ecco te Hernandez. Recuperano bene con questo attacco. Riconquistano la palla e possono attaccare. Si fa spazio. Palla che torna in possesso, buono il lavoro difensivo. Raul. Era una situazione disperata, qui potrebbe anche arrivare il rosso. L'arbitro mette mano al taschino, c'è il rosso e ci sta questa decisione Lele. Sì, Pier, infatti non mi pare ci siano proteste. Il tecnico se la prende più che altro con la propria difesa, per essersi fatta bucare in quel modo. Hanno pagato veramente cara la troppa foga dimostrata in fase difensiva, poi bravissimi gli avversari per sfruttare l'occasione. Sterling. Ottimo, quella allungo sull'avversario. Brillante azione di copertura, possono ripartire. Prova Snyder da lontano. Hanno tentato di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito.
Sono sotto di due gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. Cancelo. L'arbitro non ferma il gioco per questo intervento, c'è la norma del vantaggio. Sani e Bon Pastor. Sterling. Raheem Sterling. Serata che promette molto bene, si affronta due squadre abituate a giocare a viso aperto senza troppi tatticismi e dovrebbe uscire fuori una gara divertente. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, se volete sapere come andrà a finire rimanete con noi. Di scena oggi le Division Rivals. Mi aspetto una sfida stellare, Lele. Non so tu Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Pure di notte me la sono sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Vediamo che dice l'arbitro, ha interrotto un'azione pericolosa. Cross in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Non sempre potenza, ma arriva con precisione, come in questo caso. Ha calciato in maniera scoordinata, era normale che non uscisse un tiro del genere. Moussa Diaby. Riconquista la palla con questo tackle. Brutta gestione del pallone. Paolo Dybala. Azione speciale per questo giocatore oggi in campo per la 200ª volta con la maglia di questo club. Un traguardo importante. Cominciano a essere parecchie Pierre, ma vedrai che vorrà ancora fare meglio. Sono pronto a scommetterci. È una partita speciale, ci saranno anche i familiari e gli amici più stretti in tribuna oggi per celebrare a dovere questo bel traguardo. Pallone in mezzo. È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Buona lettura con rinvio lungo. Occhio al pressing. Lautaro. Sterling. Grande parata. Super portiere. Spinazzola. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Ha evitato il gol con un grande intervento salvando lo 0-0. Eh sì, parata sicuramente straordinaria la sua. E adesso sono in possesso di palla. Dybala, i tifosi vogliono il tiro. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Morientes. Lautaro Martinez. Non può sbagliare. La respinta con i pugni a spazzare l'area. Paolo Dybala. Può andare Salah. Lukaku. Spinazzola. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Bernardo Silva. La gira su Lukaku. Può puntare la porta. 1-0 col gol di Dybala. Hanno aperto le marcature.
1-0. Mkhitaryan. Snyder. Snyder. Ecco Mkhitaryan. Diaby. Cerca il varco giusto. Tackle decisivo. Corner per i Founders. Ha cercato la rete di testa, ma gli è andata male. Palla che termina fuori di un soffio. Si era inserito coi tempi giusti. Gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Spinazzola. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Bernardo Silva. Occhio a Salah. Bernardo Silva cerca da lontanissimo. Stavano per farne un'altra, conclusione che è uscita di un soffio. E comunque il match, Pierre, resta apertissimo. E se fossero andati sul più due, avrebbero poi rischiato di prendere il largo. Occhio a Mkhitaryan. Fuori gioco, offside, tutto fermo. Luis Alberto. Tocco per Bernardo Silva. Attaccano con più elementi. Tenta di bucare. Alexander Arnold. Pallone per Diaby. Lautaro Martinez. Torna indietro per prendere il pallone. Diaby. Chiamato in causa bene qui il portiere. Occhio al pallone in mezzo. Spazzano senza problemi. Occhio qui alla ripartenza. Riceve Salah, invitato a tirare dal pubblico. Salah, e c'è il gol, ne hanno fatto un altro. Sono due adesso i gol di vantaggio. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Si libera del proprio marcatore. Brutto controllo, ingenuità. Si rinnova l'appuntamento con il grande calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Match che promette gol e spettacolo tra due squadre piene di talento. Chissà che proprio il talento non sia decisivo per risolvere il match. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo, quello che dice la verità. Oyarzabal. Ha rischiato il rigore qui, si è cavata molto bene. Squadra di casa che si schiera con questi 11. In difesa Thiago Silva con Lucas Hernandez. Oyarzabal insieme a Kewell come laterale di centrocampo. In avanti il solo Smolarek, unica punta. Cerca la rete, tentativo sventato.
Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Vegnon per la porta. Difesa che vede l'impiego di Fernandes, con Alexander Arnold a presidiare le corsie laterali. Raheem Sterling insieme a Moussa Diaby larghi sulle fasce. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Non si passa con Van Dijk. Diaby. Azione interessante questa, attenzione. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Alexander Arnold. I compagni si fanno vedere. Morientes si inserisce bene e recupera. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Prova ad aprirsi un barco. È entrato bene, scivolata, ha corso un gran rischio. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Il tocco indietro. Avanza verso la porta. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Rooney. Ecco Musiala, suggerimento in area. Vediamo cosa decide. Eh sì, è calcio di rigore. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta. E c'è la parata! Alexander Arnold. Diaby. Riceve Alexander Arnold. Traversone in aria. E c'è l'autogol. Queste immagini documentano il flipper che ha coinvolto i legni e il portiere nella zona da cui è scaturito l'autogol. Si dispera l'estremo difensore, ma non poteva davvero far nulla qui. Oyar Saval. Può andare. Occasione importante per pareggiare. Ci arriva il portiere, ma non è finita. Palla recuperata, attenzione. Chiamato in causa Rabiot. Occhio al pallone giusto. Gol annullato per offside fra le proteste della panchina. Se c'era, c'era davvero di poco. Evidentemente però l'arbitro e l'assistente hanno visto giusto. Servito Kewell. Si fa vedere Smolarek. Smolarek da lì può provare. Palla in rete, hanno reagito subito trovando il gol. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Alexander Arnold prova a sfidare la difesa avversaria. Ha cercato la rete di testa, ma gli è andata male. Palla che termina fuori di un soffio. Si era inserito coi tempi giusti. Gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Controlla Rooney. Occhio all'avanzata. Oyar Saval. Servito Wazza. Possono passare in vantaggio. E c'è il gol, il secondo in rapida successione. Vantaggio importante adesso. Alexander Arnold. Traversione in aria. Cross troppo sul portiere che blocca con sicurezza. Prosegue l'avanzata. Ma
Olarek da lì può provare. E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completamente cambiata. Max Morlock Stadion, gremito in ogni ordine di posto per questa sfida che si preannuncia tutta da seguire. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente Daniele Dani. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals. Sfida che può regalare emozioni tra County e Founders. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Questo l'11 titolare mandato in campo dal tecnico del campo. Veniamo per la porta. Rivaldo insieme a Ousmane Dembélé come centrocampista esterno. I due attaccanti dai quali ci si aspettano. Occhio qui, può concludere. Hanno cercato subito di sbloccarla, ma pallone che finisce sul fondo. Hanno alzato subito la pressione in attacco, ora non resta loro che riprovarci. Gli ruba il pallone con questo intervento. Avanza Sterling. Recupera palla ed evita guai. C'è pressione, attenzione. Si fanno vedere i compagni. Sale Walker. Nuovamente Griezmann. Rivaldo. Mira. E c'è la mediazione vincente. Eccolo il gol dopo la respinta del portiere. Si riparte con i Founders sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Palla finisce fuori. Turan. Va su il pallone e interrompe l'azione avversaria. Si libera del proprio marcatore. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Errore banale di Alexander Arnold. Grande possibilità questa. Intervento provvidenziale, salva la palla gol qui. Palla fuori, sarà corner. La messa di poco sopra la traversa, sfruttando alla perfezione questo calcio d'angolo. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Prova con questo filtrato e può nascere qualcosa. Intervento prodigioso del portiere. Pallone in mezzo. E c'è il gol, ancora lui, doppietta personale. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Intervento fondamentale. Diaby. Leao. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Moussa Diaby. Thuram. Palla per Alexander Arnold. Occhio che guadagna metri. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Grande riflesso qui. Contrasto deciso. Palla fuori, sarà rimessa.
Conti che regala il pallone agli avversari. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Può appoggiarla a un compagno. Marcus Thuram, fuori gioco che non sfugge all'assistente. Moussa Diaby. La mette in area verso il compagno. E c'è il gol! Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Raheem Sterling. Palla per Mkhitaryan. Buona lettura qui, pallone da recuperare. Leao. Ha interrotto l'azione pericolosa, potrebbe arrivare un provvedimento. Cross sul palo lungo. Palla messa bene in area, ma fuori dalla portata di tutti. Recuperano bene il possesso qui. Palla in mezzo di Dembélé. Palla spazzata via, sarà corner. Occhio al calcio d'angolo di Dembélé. Cambia il portiere, palla ancora buona. E c'è la rete, e c'è la tripletta, hat-trick. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio, stadio meraviglioso. Benvenuti da Piero Gipardo, con me come sempre Lelia Dani. Division Rivals, protagoniste della sfida di oggi. Sarà una gara spettacolare, almeno penso questo, Lele. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo. E ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lelia Dani. Attenzione, intervento da Chiara, occasione da gol, qui rischia grosso. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Si riparte con i Founders sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Alexander Arnold. Regala il pallone a Alexander Arnold. Palla che supera la linea, ci sarà rimessa. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Tenta l'imbucato. Avanza, caccia del varco giusto. Contrasto efficace. Avanza, palla al piede. Questo è il pallone giusto. Attenzione, il pallone lì. Non ha dubbi qui l'arbitro. È calcio di rigore.
chance di consolidare il vantaggio. Freddissimo qui. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Fernando Morientes. Palla fermata benissimo dal difensore. Intervento da cartellino questo, vediamo. Riceve Renan Lodi. Occhio, potrebbe scattare il rosso, era già stato ammonito. Immagini che giungono live dalla Johan Cruyff Arena, atmosfera degna delle grandi sfide. Pierluigi Pardo e Lelia Dani in vostra compagnia per una partita che si preannuncia spettacolare. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. A sfidarsi sono Kings e Founders. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Alexander Arnold. Ecco la formazione iniziale dei Kings. Radetzky fra i pali. Dietro troviamo Ruben Dias con King a formare la coppia centrale. Verón insieme a Bruno Fernandes in mediana. In avanti tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Holland. Palla che esce, Tusch, rimessa laterale. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Vendiamo per la porta. In difesa spazio a King con Varane. Wesley Sneijder insieme a Mkhitaryan nella zona centrale del campo. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Sneijder può ricevere la posizione interessante. Fernando Morientes. Radetzky, straordinario qui. Corner in aria. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Hanno messo pressione agli avversari, hanno recuperato il pallone. Occhio all'imbucata. Palla che sbatte sulla traversa, pericolo. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Non si fa sorprendere. Va direttamente in area. Dice di no qui il portiere. Bruno Fernandes. Match che non si sblocca. Portiere decisivo pochi istanti fa, ha blindato la porta e il risultato con una parata da campione. Hai ragione, lei era stata una super parata. Vediamo adesso come sfruttano questo possesso. Holland è certamente uno dei pezzi pregiati del mercato, vedremo che cosa saprà regalare oggi. Però non inseri i denti, è da dietro, sa arrivare col tempo. Il portiere dice di no alla grande. Occhio al cross in mezzo. Ha cercato la girata di testa, ma c'era una buona marcatura su di lui. Sbaglia il rinvio al portiere, attenzione. Bravo il portiere a dire di no. Avranno a disposizione un tiro dalla bandierina. Colpo di testa che non è finito poi troppo lontano dal palo. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Si tirano fuori da una situazione complicata qui.
Morientes. Mkhitaryan. Morientes. Il portiere dice di no. Cross verso il centro dell'area. L'aveva indirizzata bene qui di testa, non ha trovato la porta davvero per poco. Sì, Pier, la conclusione è leggermente larga, non fortunatissimo nella circostanza. Per me ha fatto il massimo. Entrata completamente fuori tempo, qui rischia grosso. Rosso, rosso, l'arbitro non ha dubbi. Potrebbe essere la svolta del match. Vedremo se sapranno approfittarne. Holland. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. Palla sulla barriera. Possono prendere in contropiede la difesa. Devono riposizionarsi alla svelta qui. Possono passare in vantaggio. Palla che finisce in rete. Trovano l'1-0. Gol che testimonia la loro capacità di lottare anche in inferiorità. Gara che si è fatta in salita per i Kings dopo questo gol. Vedremo se sapranno reagire. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. La squadra avversaria riconquista il pallone. Può girarla. Oyarzabal. Crossa in mezzo. La difesa spazza via il pallone. Fernando Morientes. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Rientra all'interno. Si salvano, qui gli è andata bene. Sterling. Buono il contrasto. Oyarzabal. Oyarzabal. Riconquistano bene palla qui. Va via in velocità. L'appoggia al compagno nei 16 metri. L'arbitro la punisce per questo intervento. Sarà calcio di rigore. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo con il penalty, ma non mi è sembrato un intervento da giallo. Parte Bruno Fernandes. La parata del portiere. Thuram. Prima frazione che sorride agli ospiti che possono andare a riposo in vantaggio. Ancora poco da giocare. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier. Il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per Vinci e Inara non può sbagliare da lì. Buono l'intervento del portiere. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la colina in bocca. Viene pressato. Si butta in avanti. Attacca centralmente. Palla raccolta in scioltezza dal portiere. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Holland. E c'è la rete. Ma che gol bellissimo al volo. Hanno pareggiato dunque 1-1. Moussa Diaby. L'arbitro sanziona l'intervento con il calcio di punizione.
traversone sul secondo palo. Ha cercato il gol di testa senza esito. Ha preso bene i tempi e ha colpito il pallone con la forza giusta. Bastava angolare di meno la conclusione, la palla sarebbe finita in porta. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine dei primi 40. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Intervento da cartellino questo, vediamo. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Possono colpire di rimessa. Occhio alla ripartenza pericolosa. Cross che non crea problemi al portiere. Può uscire tranquillamente e far su il pallone. Ha diverse soluzioni, occhio. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Buona fin qui la prova di Haaland. Ogni volta che prende palla dà sempre una straordinaria impressione di pericolosità. Si è dato parecchio da fare, tra l'altro firmando il gol che ha permesso ai suoi di chiudere in parità il primo tempo. E sono avanti, è uno scenario clamoroso, considerata l'espulsione, sembrano quasi giocare meglio in 10. Per chi se lo fosse perso questo è il gol di prima, onestamente era difficile sbagliare da quella distanza, ma ha mantenuto la giusta freddezza per battere il portiere. Avanza sulla tre quarti, si salvano, qui gli è andata bene. Lewandowski intercetta bene, attenzione. Oyarzabal ha l'occasione per riaprire il match. Conclusione che non trova la porta, decisiva la deviazione. Palla difficile da domesticare, deve spazzare. C'è spazio per la ripartenza. Sfruttare bene il campo. Moussa Diaby ferma l'azione d'attacco degli avversari. Molte opzioni a disposizione. Alexander Arnold, buon tackle, recupera palla. Tentativo facile per il portiere. Viene pressato. Vediamo cosa decide l'arbitro. Wilfried Zaha. Palla interessante per scavalcare la difesa. Mette in area di rigore. Lewandowski poteva far meglio. Ødegaard è entrato bene qui con decisione. Occhio a Lewandowski, è andato vicino a segnarne un altro, ma il portiere stavolta gli ha rovinato la testa. Aveva già preso gol da questo giocatore, stavolta però il duello di stanza lo ha vinto lui. Il tocco in mezzo di Modric, il riflesso di Radetzky, palla sopra la traversa, sarà calcio d'angolo per i Founders. Salva sulla linea. Palla verso il centro dell'area. C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Poi Lewandowski l'ha inseccata con un gran colpo di testa.
Oyarzabal. Occhio che guadagna metri. Non abbiamo fatto in tempo a parlare, che hanno perso il pallone. Sarà fallo laterale. Hakimi. Pallone in profondità. Occhio. E va dentro. Lewandowski con la tripletta oggi.
C'è atmosfera di grande festa sulle tribune, i tifosi hanno risposto davvero in massa all'appello fatto dagli allenatori e il colpo d'occhio è bellissimo. Pierluigi Pardo vi saluta, vi invita a rimanere in compagnia mia e di Lele Adani. Partita importantissima, potrebbe regalare loro il pass per la divisione superiore. Si preannuncia la partita tutta da seguire. Questa partita ha un significato particolare, eh? Hanno il match point per chiudere i giochi e centrare la promozione con una vittoria. Ma non sarà una passeggiata, vedrai. In questi casi è fondamentale non sbagliare l'approccio alla partita, Pier. Devono scendere in campo con la cattiveria giusta, non devono pensare troppo al risultato. Per me possono farcela. Vinicius Junior. Opportunità! Interviene bene qui in area di rigore, palla piena. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Alisson in porta, Momo Sarai insieme a Vinicius Junior nel ruolo di laterale e l'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Vediamo per la porta, difesa che vede l'impiego di Grant Mendes. Alexander Arnold a presidiare le posizioni laterali. Non trattiene, attenzione, posizione invitante, punta non all'altezza. Match che non si sblocca, portiere decisivo pochi istanti fa, ha blindato la porta e il risultato con una parata da campione. Occhio al movimento dei compagni. Mussa Diaby. Se ne va in velocità, attenzione. Stava per segnare un gol pazzesco, palla fuori di niente. Merita un applauso solo per aver tentato una giocata del genere e per poco non gli riusciva anche. Gestiscono male questo possesso. Odegaard. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Vinicius Junior. Conclusione purata, pericolo svettato. Parte lungo. La punta viene avanti. Disturbato, ma va avanti. Hernandez. L'arbitro ferma il gioco per l'offside. Palla nuovamente agli avversari, può controllarla, attenzione, e c'è il pallone in rete, è arrivato il gol del pari. Hanno reagito allo svantaggio da grande squadra, ora devono completare l'opera e cercare il successo per ottenere la promozione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Vinicius. Occhio al gol di Vinicius. Girata di testa che trova attento il portiere. Di Marco. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Alexander Arnold. Diaby. Evita che il pallone esca, ma sottolineato qui il suo lavoro. Intervento efficace a liberare. Si avvicina all'area. Difesa che legge bene questo cross. Thuram. C'è campo per andare, attenzione. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Sprecano la possibile ripartenza.
chiusura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Giocata deliziosa questa. Prova la conclusione. È magnifico. Non ha lasciato scampo al portiere. Mkhitaryan. Alexander Arnold. Pallone per Diaby. Che ricappa e adesso può diventare pericoloso. Si può male quel pallone. Occhio alla ripartenza. Si coordina e va. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta, ma ad ogni angolazione. Barella. Recupera palla, intercettato il passaggio. Intervento da cartellino questo, vediamo. Contrasto efficace. Ottima qui da giocare. Cross in mezzo verso Royce. Fermano la palla all'avversario. Palla rubata in una zona pericolosa. Perfetto rischioso, ma preso a male. Brutto questo intervento. Da rosso, vediamo cosa riuscirà. Espulsione che può cambiare le salto del match. Il risultato che torna da un po' di bilico. Sicuramente giocare con l'uomo in più è il suo vantaggio. Si aprono nuovi spazi, può ripartire a campo aperto. Dovranno semplicemente essere bravi a sfruttarli se vorranno trovare il gol. Fallo netto, può arrivare anche il cartellino. Alexander Arnold. Un minuto di extra time. Sale lateralmente Vinicius. Si chiudono i primi 45, squadre dunque negli spogliatoi. Ripresa che ha dunque inizio. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Wilfried Zaha. Olanda. Buono qui il recupero del pallone. Occhio al tentativo in campo aperto. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Concorre Lewandowski sulla corsia. Pallone interessante in aria. Momo Salah. Palla per Odegaard. Ottima la copertura. Zaha. Possibilità per la ripartenza. Poteva essere una buona ripartenza, l'ha buttata via.
riceve Salah. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo con il penalty, ma non mi è sembrato un intervento da giallo. E c'è la parata! Moussa Diaby. Moussa Diaby. Lewandowski. Può essere il pallone del pareggio. L'arbitro annulla, posizione irregolare. Stava già esultando, ma è un ottimo chiamato. Era leggermente oltre l'ultimo difensore quando è partito il tiro. Ha il supporto dei compagni. L'arbitro concede il vantaggio sulla parte. Tocca dietro. Partita equilibratissima, parità assoluta. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Un gol facile quindi per Lewandowski, conclusione da pochi metri, nulla da fare per il portiere. Maragna metri. Salta il difensore. Era sola davanti al portiere, a cacciata di potenza ma ha sbagliato. Una retola pressione, ha sciupato un'occasione d'oro. Recupera un pallone importante in attacco. Cerca il tiro. Respinge la conclusione. Salvo gli difensori di sfruttare questa porta. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. C'è la possibilità del contropiede. Maragna metri, palla al piede. Ecco De Hernandez. Rompe la marcatura. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Pallone che viene recuperato. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Intervento volante. Occhio al tocco in mezzo. Moussa Diaby. Palla per Mkhitaryan. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. C'è il movimento senza palla. Cola. Taglia nel mezzo. Si libera la grande. Ha il pallone del possibile vantaggio. E c'è il gol! E che gol! Questo è il colpo di genio. Una giocata di classe immensa. Ferma bene l'avversario per ripartire. L'ultimo tocco è il suo. Sarà rimessa laterale. Spazio qui per Messi per attaccare. Guardarsi di velocità. Wilfried Zaha. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Holland. Holland l'ha colpita male, ha attaccato la precisione. Questo è il pallone della squadra avversaria. Calcio con i giri giusti. È arrivato il gol del pari, una doccia fredda per la squadra avversaria che stava già pregustando la vittoria. Hanno
hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Non ha tremato di fronte al portiere, ha caricato la botta e l'ha messa in rete. Niente da fare per l'estremo difensore. Punizione concessa dall'arbitro. Ammonizione soltanto verbale, ovviamente gli avversari non sono d'accordo. Risultato ancora in bilico. Un gol e cambierebbe tutto. Entrambe le tifoserie sperano ovviamente di poter festeggiare al triplice fischio e non si stanno certo risparmiando per sostenere la propria squadra. Può battere a rete. Recupero palla determinante. Potevano andare veramente in porta qui. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Si getta lì davanti a caccia del gol vittoria. Occhio Sa, attenzione. Ecco il gol che stava aspettando, che vale al momento la promozione della divisione successiva. Esplode la festa in campo e sulle tribune, ma non è ancora finita però, Pier. Devono tenere alta la guardia fino al triplice fischio per non correre rischi. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! L'arbitro assegna il penalty per questo intervento, colpo di scena. Parte Modric. Si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Occhio al tocco per Lewandowski, azione che viene interrotta. Eccolo il fischio finale, finisce in parità, risultato che lascia ancora le porte aperte all'ipotesi promozione. Potevano forse...
gara in notturna sotto un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di EA Sports. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, con me come sempre c'è Lele Adani. Si giocano un accesso alla divisione superiore, non possono certamente sbagliare. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Questa partita ha un significato particolare, eh? Hanno il match point per chiudere i giochi e centrare la promozione con una vittoria. Ma non sarà una passeggiata, vedrai. In questi casi è fondamentale non sbagliare l'approccio alla partita, Pier. Devono scendere in campo con la cattiveria giusta, non devono pensare troppo al risultato. Per me possono farcela. Palla importante, palla in rete, si allontana per loro l'obiettivo promozione, hanno bisogno di due gol adesso per ribaltare la situazione. Non è sicuramente una buona notizia, Pier, ma ci sarà tempo per recriminare. Ora devono pensare solo come rientrare in partita. Si libera alla grande e c'è il gol che vale la parità. Avevano bisogno di un gol per raddrizzarla, l'hanno fatto, ora la promozione lì è portata di mano. Devono insistere, Pier. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Ma c'è il vantaggio qui, l'arbitro Luca fischia il calcio di punizione. Grande intervento in chiusura. Si libera del marcatore. Il portiere si fa trovare pronto sul filo avversario. L'arbitro dice che si può giocare, l'arbitro del vantaggio. Palla in rete, esulta per la doppietta, ci ha preso davvero gusto. Diaby. Non è gestito male. Rafael Leão. Spinta dal difensore. Barella cerca l'imboccata a Sterling. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Courtois spinge, ma non è finita. Recupera Becca. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Ammonizione che non fa la piega, l'arbitro si era già annotato il nome. Era chiaro che al prossimo fallo sarebbe scattato il provvedimento disciplinare. Senz'altro, Pier, sapevamo che era solo una questione di tempo. Può metterla da lì. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. Ma ferma un attimo, qua si è davvero superato. La gioca dietro. Ha provato la conclusione al giro. Sì, buona l'idea, decisamente meno l'esecuzione, eh? Palla che non ha preso l'effetto desiderato, determinata lontana dai pali. Alexander Arnold. Moussa Diaby. Occhio a Mkhitaryan. Buono il pallone recuperato. Arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Si aprono spazi invitanti. Moussa Diaby. Indietro verso il compagno. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenato oggi. Cerca la porta ad ogni angolazione. Palla intercettata, nuovo possesso. Per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. Recupera un pallone importante in attacco. Intervento non difficile quello del portiere. Occhio al cross in mezzo. La allontana. Occhio alla botta. Comodo l'intervento del portiere. Palla tra i piedi di Hernandez. Attenzione, rischio, è già ammonito.
bene sulla traiettoria qui. Occhio qui al contropiede, difesa messa male. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Pallone raccontro del portiere. Valverde. Contrasto efficace, possesso recuperato. Pericolo, ecco il tiro. Il portiere dice di no alla grande. Occhio al corner di Mkhitaryan. Il rinvio. Sterling. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Cede bene il tempo e intercetta un pallone che era pericoloso. Può essere il pallone del pareggio. Il tuffo del portiere che ha impedito al pallone di entrare. È andato giù rapidamente, sembrava un gatto. Questo ha facilitato il suo intervento. Portiere fantastico su questo colpo di testa. Ha salvato il risultato. Una parata che vale quanto un gol. Corre a battuta in mezzo. Puntuale, spinge, ma non è finita. Non è finita. E c'è il gol della parità. Un po' sorpresa per come si era messa la partita. E vista anche l'inferiorità numerica. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Contrasto pulito, pallone in out. Berisberg. Prova la conclusione. Ha scelto bene la direzione, ma ha esagerato con la mira. Marcus Thuram. A metri per andare. E il pallone entra. Ha messo dentro il gol che può valere la promozione. C'è grande euforia in campo sugli spalti. Per tutti sentono che traguarda un passo. Occhio però, non è ancora finita. Palla tra i piedi di Hernandez. Cercato Rafael Leão. Perdono banalmente il pallone. Interessante per il compagno. Prova a cercare Schuller. Guarda che finisce in rete e per loro adesso il momento tanto atteso si avvicina ulteriormente. Manca poco alla promozione. I tifosi non vedono l'ora, Pier, che arrivi la fine e fanno già festa sulle tribune. Brutto passaggio, recupero facile. Prende campo, palla al piede. C'è campo, attenzione, la spada è sbilanciata in avanti. Palla verso Schüller. Il portiere c'è su questo tiro. La mette dentro Mkhitaryan. Pericolo scappato con questo pallone. Norma del vantaggio. Si fa vedere in avanti. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Avvicinamento nelle file della formazione. Secondo tempo che ha avuto inizio. Spazza via bene qui. Avanza, palla al piede. Mette in area di rigore. Si sa di tutto il portiere, conclusione tutt'altro che irresistibile. Difficile che potesse prendere gol. Può calciare in porta. Fuori di nulla questa conclusione, era una buona idea. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. Se lo beve, tocca dietro. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Si riprende a giocare, Founders avanti di 3 reti fino a questo momento. Riparte
mette la conclusione. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Eric Mkhitaryan. Moussa Diaby. C'è spazio per il contropiede. Prova a sfruttare bene il campo. Ripartenza che viene subito fermata. Marcus Thuram. Accompagnano l'azione. Hakimi. Va su alla palla, aspetta il pericolo. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Raheem Sterling. Pallone sanzionato per il vantaggio. C'è spazio per il contropiede. Salta il difensore. Da apprezzare qui il tuffo del portiere. Portiere. Abbandona in campo, finisce qui la sua gara. Palla in out, sarà dunque calcio d'angolo. La spazza via. Il dato sui tiri certifica il loro dominio. Una supremazia che va al di là del risultato, Pier. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo, riescono a mettere in difficoltà la difesa ogni volta che accelerano. Recupera palla e può impostare. Mkhitaryan. Altro possesso perso. Metri per correre Salah. Palla profonda di Son. Pallone in rete. Questa è una rete che potrebbe pitare le loro certezze in ottica promozione. Lo scenario non cambia, Pier. Anche con questo risultato accederebbero alla prossima divisione. Certo, ora dovranno fare più attenzione per non rischiare di compromettere tutto. Sterling. Ottima la copertura. C'è spazio per andare. Tiro di Sciulla. Effetto puntuale del portiere che si tuffa e evita il peggio. La mette in area. Il miracolo di Courtois a pochi passi. Portiere che si supera su questa girata di testa. Palla in out, altra possibilità dalla bandierina. E il difensore ribatte sulla linea di porta. Qui dovranno ringraziare il portiere che è stato bravissimo su questo pallone. Avanza minaccioso Salah. Ottimo recupero del pallone. Possono ripartire in contropiede. Occasione da sfruttare. Courtois spinge, la palla è finita. E c'è il gol al volo. Un gol straordinario. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Sani e Bonpastore. Thuram.
intervento è considerato fallone, si ripartirà con un calcio di punizione. Recupera bene qui il passaggio, c'è campo per la ripartenza. E c'è il gol della partita a questo punto, sembra assolutamente chiusa, 4 gol di distanza. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Hanno capitalizzato al meglio la superiorità numerica per battere il portiere.